Ed eccoci qui, amici di Chef in Cucina, tornano le nostre ricette, siamo presenti quotidianamente nelle vostre case con la nostra rubrica di cucina per portarvi anche un po' fuori dall'Abruzzo. Siamo sempre in Abruzzo solitamente, però ogni tanto ci piace anche andare un spaziare po' di con la cucina. Esatto, sì. Perché poi noi diciamo sempre la cucina ci fa fare sempre dei viaggi meravigliosi attraverso i profumi, i sapori, i gusti diversi. E oggi torniamo in Lombardia con un grande, grande, grande classico. Sì, noi pensiamo che praticamente la nostra regione è sempre la migliore, pensiamo che la cucina, quella abruzzese, è sempre più buona, però dopo ci dobbiamo confrontare anche con altre regioni che non è da meno e hanno dei piatti che hanno fatto la storia della cucina, diciamo. E oggi chef piatto eccellente della tradizione milanese, rigorosamente senza glutine. Senza glutine, perfetto, sì. Per i nostri amici celiaci. Andiamo a fare un risotto alla milanese. Semplicissimo, grande risotto. Classico. Semplicissimo, però insomma. Beh, tanto qua, semplice. Diciamo che è un po' ultimamente è cambiato un po' da come si pensava prima. Il risotto era pensato in un modo, adesso ci stanno scuole di pensiero completamente diverse, sia sul brodo, l'aggiunta del brodo, sulla tostatura. Sì, sì, allora chi dice che praticamente adesso non va più il brodo, va messo senza toccare per niente il risotto, chi invece dice che il risotto deve essere continuamente girato con un mestolino un po' alla volta, non troppo brodo per non farlo restare troppo. Ecco. Insomma, scuole di pensiero. Comunque chef, il risultato finale l'importante è che sia buono, questo lo dice Nico Romito, non lo dico io, quindi fate come vi pare, ognuno ha la sua tecnica, l'importante è che alla fine il piatto è buono. E la cucina è questa, esatto. Ci fa discutere continuamente su come farlo, e l'importante è che piace. Assolutamente sì. Allora, tu come fai? Noi abbiamo del brodo di carne. Ok. Che carne abbiamo messo? Abbiamo messo il carne di vitello. Carne di vitello. Poi abbiamo del parmigiano, un riso, abbiamo usato il carnaroli, una cipolla tritata, del sale, del burro, del midollo di bue con un po' di arrosto, di indincolo di arrosto di bue. Poi abbiamo del vino bianco, dello zafferano sia in pistilli che in polvere. Ok, il midollo sarebbe una parte di osso? Sì, è la parte dentro dell'osso. Ok, sono curiosa di vedere come lo utilizzerai. Allora, io adesso faccio così. Iniziamo. Allora, la nostra cipolla lo andremo a fare con un goccino di olio, a farla appassire. Quindi adesso mettiamo a soffriggere la cipolla. Un po' di cipolla con un po' di olio e un po' di burro. Ok, quindi un'occettina di burro. Lo facciamo rosolare. Io sono una fan sfegatata del risotto e devo dire che uno dei risotti più buoni, lo dico sempre, l'ho mangiato dal mio caro amico Franco Franciosi di Mamma Rossa, che è bravissimo. Bravissimo. Poi Franco è una persona aperta anche alle diverse contaminazioni in cucina, quindi si ispira tantissimo anche alla cucina orientale, alla cucina giapponese, quella cinese, e devo dire che è un grande appassionato e a lui piace tanto sperimentare ed è molto bravo anche nel fare i risotti, ma sono sicura che anche il tuo, Antonio, non mi deluderà, anzi, io adoro il riso, mi piace tantissimo. Tu sai che io non amo particolarmente la pasta, quindi il riso mi piace, solo che ovviamente fare il risotto comporta dei tempi un po' più lunghi, una preparazione un po' più accurata. Adesso questo qua lo togliamo e andiamo a tostare il nostro riso. Vedi. Mettiamo sempre un pochino. Un'occettina di burro. E andremo a mettere il nostro riso. Il riso. La tostatura del riso è, diciamo che è importantissima. Beh sì, è fondamentale. E qui siamo tutti d'accordo, poi chi la fa in un modo, chi la fa in un altro, però siamo tutti d'accordo sul fatto che per fare un buon risotto ci deve essere la tostatura iniziale. La tostatura giusta. Che serve fondamentalmente poi. Difatti non l'andremo a fare con la cipolla, altrimenti la cipolla potrebbe imbrunire un po' troppo e il riso praticamente non c'è la tostatura giusta.
Ecco, ricordaci un po', chef, a cosa serve la tostatura. La tostatura praticamente a dargli anche sapore a questo riso. Continuiamo con la tostatura del riso. Arrivata la tostatura del riso, andremo a mettere il nostro midollo di bue e diciamo la cottura di un vitello, il fondo di cottura di un vitello. Lo facciamo andare. Quindi questo continuerà un po' a cuocere leggermente insieme al riso, sì, insieme al conferendo riso. Sapore. E adesso andremo a mettere la nostra naturale. Sì, adesso andremo a mettere la nostra cipollina che abbiamo precedentemente fatto appassire. Giriamo il tutto e iniziamo a mettere il brodo. Prima di tutto sfumiamo con un goccino di vino, bianco. Ah, okay. Anche qua c'è chi dice no, chi dice sì. C'è chi dice no. E beh, la soggettività è una bella lo cosa. Facciamo bello sempre, anche la diversità. Anche no? La diversità. Abbiamo sì. Sempre da imparare. Se tutti la pensassimo uguali saremmo tutti uguali. Che lo facciamo evaporare bene, bene, bene. Non si deve sentire l'alcol. E poi andremo a versare il nostro brodo. Un po' alla volta, giusto? Alla volta, sì. Allora, a questo punto il nostro chef che fa? A questo punto andremo ad inserire il nostro zafferano in polvere. Okay. Mettiamo un po' di brodo. Facciamo sciogliere. Continuiamo con la cottura perché lo zafferano in polvere lo mettiamo a 10-5 minuti prima della fine cottura. Ok. Che bel colore. Ecco qua, cominciano a uscire anche i profumi. Sì, che meraviglia. Si sente tanto. E continuiamo ad aggiungere il nostro brodo. Sì. Sono una grande fan del risotto. Poi questa ricetta senza glutine che mette tutti d'accordo. Il riso, insomma. Un altro alimento che... come dici, mette tutto d'accordo, sì, come sì. lo fai, in è sempre mille modi. Buono. Un po' di sale. Andiamo un po' a mettere, ad aggiustare un po' di sale, anche se nel brodo già un pochino l'abbiamo messo, però nel brodo il sale è sempre pochissimo. Ebbene amici, allora ci siamo, possiamo mantecare. 15 minuti, il risotto è pronto, andremo a mettere i nostri pistilli. Che belli. Alla fine. Iniziamo a mettere una noce di burro. Sì. E cominciamo a girare. Perché ricordiamo che questa è un'operazione che va fatta rigorosamente a freddo. A fuoco spento. Quindi a fuoco spento. Andiamo a mettere il nostro grano padano. E adesso dobbiamo praticamente amalgamare bene tutti questi ingredienti. Che profumo! Io adoro questo piatto, chef. Piatto semplice, tra Ma virgolette. Il midollo che ha fatto? Si è sciolto? Il midollo si è sciolto, sì. Dà sapore a questo brodo ancora di più. Ok. Mettiamo un altro po' di formaggio. Beh sì. Il formaggio ci vuole, non puoi fare. Passiamo all'impiatto. Un risotto alla milanese senza mettere il formaggio perché insomma. Eccoci qua. Bello amalgamato. Sì, profumato giallo, bellissimo con questi pistilli, chef. Che meraviglia! Che fame che mi sta venendo, eh?
Nonostante io sia reduce di una brutta influenza intestinale, ma devo beh, dire. Beh, questo che... diciamo che è anche salutare, dai. Qui ti torna l'appetito, qui dentro, eh. Ecco qua, il nostro risotto alla milanese. Rigorosamente senza glutine. Senza glutine, buono, profumato. E bello. Bello, si può fare anche, anche molto più semplice, diciamo, se lo vogliamo fare. No, così, no, dobbiamo fatto farlo come così. Deve essere fatto. Come deve dai. Essere fatto. Grazie. Non è un semplice riso con lo zafferano, esatto. E basta. Esatto, è il risotto alla milanese. Al suo perché. Ok. Grazie Antonio. Ciao, grazie a voi. A domani. Il broccolo è un alimento d'eccellenza. Abbassa i livelli del colesterolo, è molto ricco di acido folico, di ferro e anche di calcio. Questo è importante per chi è intollerante al lattosio.